qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ezio, che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai. La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. Seguimi. Cerca di non attirare attenzioni indesiderate. L'ho mai fatto? Posso credere. Ti conviene acquistare qualche utile strumento. Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Ho la mia lama. E le guardie hanno armi da fuoco, grazie ai Borgia. Per fortuna, posso aiutarti. Grazie. Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. Bene, ora puoi riuscire a tornare sano e salvo a Firenze. Potrei, ma non sono diretto a Firenze. Ah. Non ci sarà pace finché non ci solleveremo contro l'intera famiglia Borgia e i Templari al suo servizio. Non eri così determinato a Monteriggioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto e che avrebbero ucciso Mario? Rodrigo si circonda di serpi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anche ella non vale nulla al confronto di colui che sta dietro l'attacco alla villa. È ambizioso, spietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatica. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi lati. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono dovute inginocchiare ai suoi piedi e il re di Francia è suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Come intende esercitare il suo potere? Che cosa lo spinge? Ancora non lo so. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione quella che sento nelle tue parole. Egli sa come ottenere dei risultati. Una virtù rara al giorno d'oggi. Cosa fa? Taglia borsa in giro. Ho preso uno di quei bastardi che stava rubando. Santa Lucia, ridammi la vista. Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Col susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia, le zone migliori della città sono passate in mano loro. Non possiamo usare le scuderie. Oh, adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli. Hai qualche piano in mente? Sto improvvisando. Fuori! Staccatelo! Prendete quel bastardo! Ferma!
Laggiù, uccidetelo! Forza uomini, noi siamo ai Borgia! Uccidiamo Borgia, facciamogli vedere cosa, facciamogli vedere cosa significa essere Holfers, tutto quel denaro per una testa così brutta! Facciamogli vedere cosa essere Holfers, tutto quel denaro, facciamogli vedere cosa significa essere Holfers, tutto quel denaro per una, facciamogli vedere cosa significa essere un nemico dei Borgia! Forza uomini, noi siamo ai Borgia! Facciamogli vedere cosa significa essere un nemico dei Borgia! Cesare ha offerto tutto quel denaro per una testa così brutta! Cesare ha offerto tutto quel denaro per una testa così brutta! Facciamogli vedere cosa significa essere un nemico dei Borgia! Solo perché hai ucciso qualche guardia, non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia. Hai ragione. Dobbiamo lanciare un segnale. Aspetta qui. Vi prego, state attenti. Buon Dio! Non siete molto svegli, vero? Non esiste una legge che preservi la decenza. Quanto pare adesso possiamo acquistare la scuderia. Dopo di te. Continuano a